È un gabinetto di crisi quello che si riunisce nel pomeriggio in via Bellerio. Ci sono Bossi, Maroni, Calderoli, Giorgetti, c'è il tesoriere Belsito, quello degli investimenti in Tanzania, al quale i leader chiedono una fotografia precisa delle entrate e delle uscite della Lega. E c'è anche Davide Boni, presidente del Consiglio regionale lombardo, al centro della tempesta, accusato di corruzione per un presunto giro di mazzette versate da imprenditori in cambio di agevolazioni per i loro progetti edilizi. I PM milanesi sono orientati a chiedere un prolungamento delle indagini. Nelle loro carte, parzialmente rivelate dai quotidiani, un super testimone racconta di 6 o 7 buste piene di soldi personalmente consegnate a Boni per un totale di 200.000 euro. Un sistema targato Lega e PDL, dicono i magistrati, accuse che scuotono un carroccio già attraversato da 1000 polemiche. La difesa di Boni compatta, al momento bossiani e maroniani. Anche il vertice di stasera ribadisce fiducia assoluta in Boni, che dunque non si dimette. Ma le tensioni corrono sotto traccia. Cioè, non mi pare che su Boni ci sia nulla, dice Salvini, ma noi siamo i primi a cacciare chi viene trovato con le mani nella marmellata. Tosi è più esplicito, colpisce la coincidenza fra le indagini e le elezioni, dice il sindaco di Verona, ma se Boni facesse un passo indietro sarebbe un signore. L'incubo del carroccio è che il caso si trasformi in una valanga, un incubo reso concreto da scritte come questa, apparsa questa notte a Milano, a 2 passi da una sezione leghista. Lega ladrona, dice la scritta, controcanto di Roma ladrona, slogan dei tempi d'oro, ma quei tempi appunto sono passati. Lei ha letto di questo avviso di garanzia a Davide Boni? Sì. Niente, l'hanno preso con le mani nel sacco, che paghi. Punto e basta. Che dice? Vista Lega Nord. Per me devo cambiare parecchie cose. Dalla dirigenza. Perché quando erano al governo non hanno mantenuto le promesse che ci avevano dato. Infatti. In provincia, lontani dal caos giudiziario della Gran Milan, la vita scorre tranquilla. Biassono, zoccolo duro dell'elettorato leghista, gente che fino a qualche anno fa avrebbe giurato fedeltà assoluta alla causa nordista. Ieri sera Maroni ha detto che sia il presidente e sia la Lega non si tocca. A me piacerebbe chiedere a Maroni perché. Piuttosto che secessione, il momento della successione, no? Ecco, proprio. Momento di cambiare, invece da Bossi un altro. Il numero degli inquisiti al Pirellone è imbarazzante, ma la dirigenza del carroccio si scopre comunque garantista. Contraddice le vecchie posizioni moralistiche e difende a spada tratta il pupillo lombardo. La Lega per me è ancora quella di una volta. Onesta, dopo logicamente c'è sempre qualcuno che fa qualcosa di diverso. Nella Lega, si sa, è difficile contraddire il capo. Chi lo ha fatto, come il sindaco di Macherio, ha ricevuto la scomunica, bollato dal partito come indesiderato per aver mostrato nostalgia della Lega dei tempi che furono. Della Lega del 92, forse lì non eravamo invischiati col potere e non è rimasto nulla, io direi. Si dovrebbe rimettere Boni? Sicuramente sì, per la linea che ha sempre tenuto la Lega così rigida, direi che si deve dimettere.